Poracci, anche voi qui capitate giusto a fagiolo perché oggi è l'occasione perfetta per celebrare un importante anniversario. Non mi riferisco al compleanno di Pokémon o Zelda, ma ai 15.000 iscritti al canale. Per ringraziarvi, oggi vi propongo questo video speciale dove andremo a fare un tour aggiornato della mia collezione di videogiochi. È da tantissimo che me lo chiedete e rispetto all'ultimo update la collezione è cresciuta parecchio. Quindi per affrontare al meglio questa visita guidata ho addirittura assunto un cameraman professionista. Che qualità! Andiamo! Iniziamo da questa sezione che si trova esattamente sopra la mia scrivania da lavoro ed è una sezione molto particolare perché non ha un ordine preciso ma semplicemente è accomunata dal fatto che è composta dalle cose troppo grandi per essere messe altrove e quindi abbiamo sia delle limited che delle console eccessivamente grandi. Ma prego il cameraman di avvicinarsi. E abbiamo delle cose molto molto particolari, perché tra cui vanno per forza citate una limited di Wolfenstein 2, The New Colossus. Allora, pagata pochissimo, ma di cui un pochino mi vergogno, perché a parte essere gigantesca, non pesa niente, non è... sono forzuto, ma non c'entra nulla. E comprende una action figure bruttissima, di quelle cose che proprio non mi so spiegare. In realtà penso sia fatta apposta, lascia un po' il tempo che trova e tra l'altro gli hanno sparato a questa limited. Non so, c'è un foro di proiettile, chissà che storia si cela dietro questa box. Poi la limited di Shenmue 3, o Shenmue 3 secondo alcuni, gioco che ha atteso tantissimo e che poi vedrete. Ho praticamente gli altri due episodi della saga, ce l'ho più e più volte in tante versioni differenti. Questa è una limited presa su Limited Run Games, oltre ad aver supportato il Kickstarter. La limited di Octopath, bellissima. La limited di Bayonetta, urenda. Dietro la prima ciccionissima Xbox, completa di tutto. Varie limited di Switch e di Wii, tra cui questa di Last Story, bellissima. Peccato che sia sdrumata su un angolino e tra l'altro dei giochi rari per Wii ne parlerò presto in un video collezionismo dove andremo a esaminare quali sono i titoli più rari per questa console, tra cui ovviamente c'è anche Pandora's Tower. Dietro abbiamo tre limited che avete visto nei vari unboxing, che sono quelle di Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2 e Astral Chain, coperta dietro Toki. E sostanzialmente sono tre limited gigantesche, ma sono molto simili tra di loro, soprattutto quella di Xenoblade Chronicles 2 e quella di Astral Chain, che sono una sorta di copia e incolla a livello di struttura. E Xenoblade Chronicles comprende un vinile esattamente come quella là in fondo di Bioshock 2, altra limited gigantesca, gioco non ispiratissimo. Poi tornando qua abbiamo una cosa molto particolare che è il multitap per la prima PlayStation in bundle con Speed Freaks, che è una sorta di clone di Mario Kart, e il multitap era un accessorio che permetteva di mettere più di due controller sulla PlayStation 1 per scimmiottare le funzionalità del Nintendo 64 che di base partiva con il supporto per 4 giocatori. Poi la limited di Toki molto carina per Switch, anche quella di Axiom Verge che se non conoscete vi consiglio di comprare. Qui abbiamo lo sputapalline Gashapon di Shenmue 3, così come l'artwork. Xbox One X, scatola abbastanza imponente, e la limited di Smash Ultimate. E chiudo questa sezione con una vera chicca, ovvero le due guide strategiche di Breath of the Wild in edizione italiana. Sono sostanzialmente identiche, ma la seconda, che devo prendere, che ha la copertina bellissima, è la versione aggiornata che comprende anche una sezione dedicata ai DLC. E questa edizione, anche quella prima in versione italiana, non pensavo, ma sono diventate super rare e valgono abbastanza. Ora passerei al volo verso un altro angolino minore della mia collezione, di cui probabilmente non frega niente a nessuno, ma prima un saluto al mio fido GameCube in edizione Resident Evil 4 con tanto di Game Boy Player attaccato sotto e un grazie speciale al controller dorato Wiimote di Skyward Sword che sta per tornare su Switch. Che cazzo stavo inquadrando? Inquadratura? La panza! In questa libreria scaffale abbiamo quelle poche cose che mi rimangono a tema Xbox e Sega.
dico che mi rimangono perché non so se lo sapete, ma la mia collezione era molto più grande, poi verso il 2012 ho venduto tutto, me ne sono pentito e piano piano ho ricominciato a ricomprare la roba, ma devo ritrovare tantissime cose. Comunque, queste sono le cose che negli ultimi anni ho recuperato, a tema Microsoft e Sega, e abbiamo un po' di amiibo sparsi di Zelda, perché non sapevo dove metterli. Qui la prima Xbox, di cui ho veramente pochissimo, vado fiero giusto di Shenmue 2 in versione italiana. Seguono un po' di giochi giapponesi per il Dreamcast, niente di che, veramente poca roba. E due pezzi rari ma non rarissimi, a cui sono straaffezionato, che sono i due Shenmue in versione PAL per Dreamcast. Era molto figo che per Dreamcast le versioni giapponesi erano in delle confezioni per dischi normali, mentre quelle per Dreamcast europeo erano delle confezioni cicciottissime, queste erano quelle standard. E insomma, prima o poi comincerò a recuperare anche il Dreamcast, ma non è facilissimo. Passando all'Xbox 360, più o meno tutti questi giochi li potete trovare nei video che ho fatto sugli acquisti a cadenza mensile, più o meno. Non c'è, anche qua non c'è tantissima roba. Vado fiero in particolare di Azura's Wrath, un gioco che ho adorato, consiglio a tutti quanti. E soprattutto Cameo ancora sealed, ovvero ancora in celofanato, ed è stato uno dei primi giochi che la Rare ha fatto quando è passata dalle parti di Microsoft. Abbiamo due giochi per Xbox One, non colleziono per Xbox One perché tanto o i giochi sono multipiattaforma o si trovano su Game Pass, però essendo un fan di Final Fantasy ho sbavato dietro questa edizione in Steelbook di Final Fantasy XV che meritava di essere recuperata nonostante lo abbia già per PlayStation. Indivisible, Indie che consiglio assolutamente, e poi due giochi per Dreamcast e una pila. Proseguendo sotto c'è il caos più totale. Abbiamo qualche gioco per PC sparso, di cui vi segnalo giusto Max Payne 2, uno dei miei giochi preferiti di sempre, e Grand Theft Auto Vice City, un Game Gear, il mio Game Gear originale non funzionante perché spaccai lo schermo dopo due settimane che me lo regalarono, qualche big box per PC, e un Nunchuck, e poi sotto la mia collezione di dischi e una stazione meteo, rarissima, rarissima e consigliata. Andando avanti, andiamo all'angolo PlayStation. Allora, questo è l'angolino PlayStation. Si parte da sopra, dove ci sono tutte le console. La PlayStation 1 nella prima versione uscita in Italia, la PlayStation 2 Slim, la PlayStation 4 in edizione Batman, così per gradire, e la gigantesca PlayStation 5 che è sostanzialmente introvabile ovunque. Vi starete chiedendo, ma poro Michele, dov'è la PlayStation 3? Ce l'ha una mia ex, quindi non penso, la rivedremo a breve. Per quanto riguarda i giochi, abbiamo qualche titolo PlayStation 1 in versione giapponese, recuperato personalmente in Giappone quando sono andato nel 2016 e nel 2017. Questo cos'è? Questo è sempre versione giapponese. Abbiamo un po' di titoli PlayStation 1, ma sostanzialmente sono rimasti gli stessi di quelli che vi avevo fatto vedere nel video precedente. E abbiamo un altro Shenmue 3. Poi si passa alla PlayStation 2, qui forse qualcosina è stato aggiunto. Abbiamo la limited giapponese di Shadowverse 2, gioco che adoro ed è uno dei miei giochi preferiti di sempre insieme a Max Payne 2. Questa è l'edizione standard PAL però tedesca, Bestimmen. E abbiamo qualche titolo degno di nota, tra cui i due Zone of the Enders, Rule of Rose, ma questo già ve l'avevo fatto vedere, e Silent Hill 2 in versione italiana, completo di tutto, che è una versione cartonata, molto fica, e poco altro in realtà, poco altro degno di nota. Passando sotto si va all'angolino PlayStation 3, qui tutti i recuperi li vedete sempre nei video degli acquisti mensili, vi ho fatto vedere tutto quanto. Queste sono due limited di Metal Gear molto interessanti, perché questa l'ho presa in Giappone ed è Metal Gear Solid 3 Subsistence. Questa è la Legacy Collection che vale un fottio in edizione PAL, ma io ho quella americana. Tra l'altro dietro c'è una storia assurda, perché all'epoca comprai la versione PAL su internet, però non avevo voglia di aspettare che mi arrivasse,
e da GameStop vendevano questa americana. Allora comprai questa americana. Quando mi arrivò la palla a casa, la rimandai indietro, non la presi dal corriere. Ed è stato uno dei miei più grandi sbagli. Perché questa non vale niente, invece la versione PAL italiana adesso vale una fortuna. Perché tutti la cercano e io invece da furbo l'ho rimandata indietro. Questi giochi più o meno li avete visti tutti quanti. Anche qui troppi, troppe mancanze. Però vabbè, prima o poi le recupereremo. Qui l'angolo PlayStation 4 pieno di titoli interessanti. Non c'è nulla di straordinario se non oh, uno Shenmue 3. Penso di aver comprato la metà delle copie vendute di Shenmue 3 in assoluto, sono qua dentro. E l'unico gioco forse che può essere interessante è questo steelbook di Nier Automata. Un capolavoro ad opera di Yoko Taro e Platinum Games, trovato da GameStop. E non so perché la versione PAL inglese, non so come ci sia arrivata. E questa steelbook penso valga qualcosina, ma niente, niente di che. Proseguendo, sotto abbiamo l'angolo PSP, tanti giochi giapponesi, tra cui Kingdom Hearts, Metal Gear e altre cose che non so leggere. Tipo ho comprato 10.000 Monster Hunter. Sì, infatti, ho Monster Hunter 3. In versione PAL europee ci sono delle figate, tra cui questa riedizione del primo Final Fantasy, due Grand Theft Auto, due volte Liberty City Stories, non mi ricordo perché ce ne sono due, e anche Vice City Stories, Killzone, Medieval. Ci sono insomma un bel po' di esclusive che sono felice di aver recuperato. Questa è una grandissima collection di Metal Gear. Non mi ricordo come si chiama, però è in edizione giapponese ed è fichissima. Questo è un gioco di cui prima o poi vi parlerò ed è Rez, un rhythm game lisergico. Qui in edizione super speciale, c'è anche scritto special package, perché veniva venduto insieme al Trance Vibrator, cioè sostanzialmente un vibratore che andava appoggiato sulle gambe per aumentare l'immersione con il videogioco. Solo i giapponesi potevano pensare a una cosa del genere. Ma ora andiamo al pezzo forte, ovvero l'angolo Nintendo. Allora, questa sicuramente è la sezione che è cresciuta di più nel corso degli anni, però sostanzialmente l'impostazione rimane la stessa di quella che vi ho fatto vedere nello scorso video. Perché sopra abbiamo... Vieni, vieni, avvicinati. Sopra abbiamo, sembro tipo Piero Angela, sopra abbiamo console, accessori e qualche limited. E in particolare vi faccio notare, qui si vede tutto il mio livello di follia proprio, vi faccio notare, a parte le carte 1, e va bene, non so perché le ho comprate, abbiamo il Nintendo e il Nintendo Classic Mini, ok, abbiamo il controller boxato del Super Nintendo in edizione GIG, comprato perché voglio riprendere la storia dei controller e mi serviva questo per fare il video. Comprato 6 mesi fa, ancora non ho fatto il video, perfetto. Poi i controller Super Nintendo in edizione limitata, perché in realtà sono dei controller per Switch. Poi i controller Nintendo in edizione limitata, perché in realtà sono dei controller per Switch. Poi il Nintendo 64, il GameCube, il Game Boy Player, trovate tutti gli unboxing e dei video approfondimenti su queste cose sempre sul canale. Poi due Nintendo DS, uno il DSi, un Nintendo DS Lite, che sono sostanzialmente la stessa console, ma c'è stato un momento della mia vita in cui mi ero detto voglio fare un video dove metto a confronto tutti i modelli di Nintendo DS. Ho comprato anche il Nintendo DS Fat, il primo modello, e si è perso per strada. Da quel giorno sono rimasto con due DS su 4 o 5, non mi ricordo, e niente, prima o poi farò questa cosa, però ci sono rimasto parecchio male. Poi, proseguendo, abbiamo la Wii, primo modello, primissimo modello, la Wii U comprata soltanto per giocare a Smash in realtà, nell'edizione poi più scrausa, quella Basic. E poi c'è l'angolino Zelda, ma questo è rimasto veramente invariato rispetto a quello che avevo mostrato nel primo video. Qui abbiamo l'amiibo di Link's Awakening, dietro la Limited di Link's Awakening e varie Limited, ovvero di Breath of the Wild, questa è abbastanza ricercata, sopra il 3DS XL di Majora's Mask e dietro le Limited di Wind Waker, che comprende la statuetta di Ganondorf,
e di Skyward Sword, dove c'è tra l'altro il Joy-Con, sì, il Joy-Con, il Wiimote dorato, che solitamente vedete sulla mia scrivania. E poi abbiamo anche la Limited di Smash 4, quello per Wii U. Che forse... queste sono delle figures che ho preso in Giappone. E non sono ufficiali, sono su licenza, sono a tratti brutti, cioè quel dietro sono bruttissime. E c'erano, erano troppo creepy, non le ho comprate. Però ho detto, siccome già gli Amiibo mi occupano tantissimo spazio, perché non comprare anche queste cose che non servono assolutamente a nulla? E quindi l'ho fatto. E dicevo, la Limited di Smash per Wii U. Passando ai giochi, qui che le cose iniziano a farsi interessanti. Allora, ci sono un po' di recuperoni per Nintendo 64 giapponese, questo già ve l'avevo fatto vedere, è il primo Smash in edizione giappa, fighissima la copertina rispetto a quella europea, che anche quella europea è molto carina, che abbiamo qua. Riuscirò a tirare fuori senza fare un casino? Non lo so, che è questa qua. Anche questo vale abbastanza come gioco. E che altri? Ho il gioco di Neon Genesis Evangelion, ma questi ve l'avevo già fatti vedere. Si è aggiunto giusto forse Blast Dozer, che è uno dei primi giochi Blast Corps in europeo. Qui c'è pochissima roba purtroppo, perché appunto ho venduto tutto quanto, sto recuperando piano piano, ma ormai i prezzi sono alle stelle e non è così facile. Una cosa di cui vado molto fiero è la trilogia originale di Donkey Kong Country. Edizione GIG, quindi PAL italianissima. Senza che fate i collezionisti disperati, trovate tutti e tre i giochi nel servizio Nintendo Switch Online e giocateli, perché sono alcuni tra i migliori platform di sempre. Se li volete recuperare, preparatevi a sborsare un po' di dindini. E poi forse uno dei giochi più rari della mia collezione, Secret of Mana, che devo rimbustare, porca miseria. Un JRPG rarissimo in edizione GIG italiana, comprare tutto anche della mappa di gioco. Poi abbiamo dei JRPG giapponesi per Super Nintendo, i Final Fantasy, vabbè, che è una serie che adoro. E rimanendo su edizioni giapponesi abbiamo Final Fantasy 3 per Nintendo, molto carina la confezione, ma forse alcuni titoli di cui vado più fiero sono le edizioni giapponesi dei giochi GameCube, che avevano delle scatole fichissime. Questo è Metroid Prime 1, regalato dal buon Rox. Versione giapponese, vi faccio vedere al volo come erano le confezioni. Molto particolari perché erano trasparenti e c'erano i mini dischi, che erano così anche nella versione europea. Però le confezioni erano tarate su queste piccole dimensioni, che immagino sia una cosa che ai giapponesi piace molto. Continuano i giochi giapponesi. Abbiamo Ole 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 Gol, una cosa del genere, ti giuro è così. Non lo so perché l'ho comprato. E Dragon Questura 3. Salutiamo, un saluto a Dragon Questura che ci segue da casa. E poi andiamo al pezzo forte, che non è il primo Game Boy. Questo è uno dei primi Game Boy sdrumatissimo, infatti. E anche la plate intercambiabile. Non è l'unico che ho, però. E qui c'è la mia collezione GameCube, che sto facendo diventare sempre più corposa. Ci sono parecchi titoli interessanti, ma ancora non tutti quelli che voglio recuperare. Abbiamo Eternal Darkness, che nessuno di voi conosce, maledetti. F-Zero, capolavoro. Killer 7, rarissimo. Il remake di Metal Gear Solid, una bomba. I due The Legend of Zelda con Wind Waker in edizione limitata, mentre Twilight Princess, che è uscito anche per Wii e per Wii U, e anche per Switch fra poco, qui in edizione italiana, triangolo blu, quindi rarissima. Luigi's Mansion, abbiamo i primi due Metroid, Paper Mario, rarissimo in versione italiana, e poi Super Smash Bros. Melee, coperto da altri Game Boy, Beautiful Joe 2, Wave Race, insomma, vabbè, lo sapete, adoro il GameCube. Poi abbiamo Dama, gioco particolarissimo, un simulatore di flipper dove si usava il microfono per dare i comandi vocali alle proprie truppe. Ha senso, no? E due copie della Super Mario Stars edizione per il 25° anniversario. Una però non è mia. Lunga storia. Qui forse l'angolino di cui sono più fiero in assoluto. Quante volte l'ho detta questa cosa? Forse troppe. Però abbiamo la mia collezione di giochi per Game Boy. Tra l'altro qui il Game & Watch edizione limitata per il 35° anniversario di Mario. E questi sono prima i giochi per Game Boy normale, poi i giochi per Game Boy Color. Abbiamo pochissime cose, però intanto
un Oracles lo flexo, il gioco di Zelda molto raro, e poi i giochi per Game Boy Advance, che molti sono addirittura sealed, vedete, c'è il seal di Nintendo, il sigillo, non sono mai stati aperti, è molto figa come cosa. Poi altre rarità a tema Game Boy, qui abbiamo uno dei 2DS e il 3DS, sempre pronti all'uso, di cui vado fierissimo, il primo Golden Sun, il primo Mario Luigi Superstar Saga, Max Payne, un remake assurdo, Metroid Fusion e poca altra roba, e poi forse il vero capolavoro per Game Boy Advance, Metroid Zero Mission. Poi, carinissimo, la versione Famicom Mini per Game Boy Advance del primo Super Mario per festeggiare i 20 anni del gioco, presa in Giappone. Questa è il kart di Mario Kart Live Home Circuit che ho recensito per Every Eye, quindi è stata l'unica cosa che ho ricevuto gratuitamente da Nintendo in vita mia. Stonks. Amiibo vari, perché non so dove mettermeli, e questo che ho comprato adesso soltanto per fare per avere le spese spedizioni gratuite su Little Nightmares 2. Così, tanto per. Oh, dei giochi Wii, vi stavo dicendo, ne parlerò a breve in un video dedicato che con Nanni abbiamo deciso si chiamerà i Wii Introvabili. Cosa stai inquadrando? Della Wii ne parlerò in un video dedicato che con Nanni abbiamo deciso si chiamerà i Wii Introvabili, tanta qualità, e questa forse è una delle mie delle console dove la collezione sta diventando gigantesca. Allora, innanzitutto, ho dimenticato la Nintendo Super Mario Galaxy 2, l'abbiamo giocato in live su Twitch, questa è la versione, diciamo, speciale, anche se penso sia l'unica, che aveva anche un DVD incluso che spiegava come giocare. Un recupero recentissimo che è Sonic e gli Anelli Segreti, non è proprio comune. Abbiamo il più bel platform di Wario, Shake Dimensions. No More Heroes 2, che trovate adesso sull'eShop della Switch. Abbiamo Detective Conan, questa è un'avventura grafica basata sull'anime. Abbiamo Mario Strikers, Metroid Prime 3 Corruption, mi manca la Trilogy Collection perché l'ho venduta, ouch. Punch-Out, insomma ho parecchie cose interessanti, pochissima roba per Wii U, non è tra le mie priorità, l'unica cosa proprio da malato è la doppia copia di The Legend of Zelda Breath of the Wild, una giocata, l'altra tenuta in cellofanata. Vi farei vedere che sguardo ho ricevuto dal cameraman. Abbiamo altri amiibo di Zelda, questo è Majora's Mask, forse uno dei miei preferiti, e qui la mini collezione del NES, tutta in realtà è stata offerta dal mio precedente coinquilino, che saluto tanto, ciao, che qualcuno di voi che seguirà le live su Twitch si ricorderà, del buon Marco. Qui abbiamo due limited interessanti per 3DS, una è Kirby and the Planet Robobot, che comprende anche l'amiibo di Kirby, abbastanza comune, ma questa è la vera chicca, ovvero la limited di Metroid Samus Returns. Non so se ne ho fatto un unboxing sul canale, però sostanzialmente è l'ultimo gioco di Metroid uscito ed è un remake del secondo episodio, Return of Samus. La Collectors è una figata assurda. Se vi capita recuperatela, ma ormai non è così comune. Della collezione Switch vi ho fatto già un video, continua a crescere, ma più o meno tutti i miei acquisti Switch li conoscete. Più che altro forse adesso potrebbe aver senso fare un video sui giochi che ho in digitale. E poi sempre per le collezioni piene di buchi abbiamo DS e 3DS. In realtà l'era DS l'ho saltata un po' a pie pari e sto recuperando adesso. Qui ho tutti questi giochi Pokémon perché li avevo presi in un lotto a prezzo stracciato. Stanno arrivando altri giochi 3DS di cui parlerò in un video acquisti fra poco, perché ho recuperato un altro lotto, poi vi racconterò come. E cosa vi posso far vedere di interessante? Beh, sicuramente abbiamo due giochi che non tutti conoscono, che faranno cadere tutto poi, ovvero Super Princess Peach, che è il platform dedicato alla principessa più famosa del mondo, oddio non lo so, e poi Super Mario 64 DS e anche in cellofanato il gioco dedicato a Tingle, ovvero Rosie Rupiland,
un gioco completamente fuori testa e mi sembra l'unico gioco di Tingle che è arrivato qua in Occidente. Poi abbiamo una limited di Pokémon Ultraluna, ma non è poi così rara, e porca miseria, amiibo di Skyward Sword che un giorno mi cadde e di cui si ruppe la plastica, quindi mi sa che non vale più una sega. È un vero peccato. Qui sotto abbiamo forse l'angolo del vero nerd, le riviste porno. No, Cube, una rivista che usciva all'epoca durante il ciclo vitale del GameCube ed era la mia principale fonte di informazione, tanto che, ora vi racconto un aneddoto in chiusura, tanto che un giorno gli scrissi alla redazione per lamentarmi del voto che avevano dato a Mario Kart Double Dash, perché non ero assolutamente d'accordo, perché gli avevano dato un voto non... Io volevo tipo un voto altissimo e loro dissero che era un gioco bello, ma ci poteva essere di meglio. Io gli scrissi incazzatissimo, dicendogli che secondo me non avevano giocato abbastanza al gioco. E loro non mi pubblicarono la lettera, ma mi risposero in un box. E più o meno la risposta era: non ci rompere i coglioni. E col senno di poi, mi dispiace, redazione di Cube. E direi che più o meno vi ho fatto vedere tutto quanto. Spero che questo video celebrativo un po' improvvisato vi sia piaciuto. Spero soprattutto che il cameraman si sia rivelato all'altezza. Scrivetemi nei commenti se secondo voi lo dovrei assumere o meno per altre produzioni video. E niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi ringrazio soprattutto per esservi iscritti al canale, per continuare a supportarmi nonostante tutto, e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro 15.000, Michele, ciao. Ciao.